Vestito la maglia del Messina dalla Serie D alla Serie B, ma anche quella delicata di Zeman, ha giocato nel Catania, nel Como, nella Triestina e nel Gela. Prima di arrivare a Noto, squadra che oggi allena, è stato a Siracusa e Ragusa in Serie C, Licata e Modica in D, ma ha allenato anche Comiso e Pro Favara. Giuseppe Romano, per i tifosi ma anche per i giocatori che hanno un po' familiarizzato con lui, Pippetto è a Noto dalla sesta giornata del girone di andata del campionato di Serie D. È arrivato in sostituzione di Fabio Di Sole, all'epoca mancavano risultati. Dopo 5 giornate il Noto navigava in fondo alla classifica, merito di Romano ma anche merito di tanti giocatori che sono arrivati al giro di boa. Alla ripresa del campionato a gennaio il Noto si è tirato fuori da una situazione difficile, oggi non è fuori dai play-out, naviga ancora in una situazione incerta, di altalenante, perché si era chiamata fuori dopo il risultato favorevole contro la Nuova Gioiese, ma il pareggio di domenica scorsa ha ributtato la squadra in una situazione ancora difficile. Mister, io ho in poche battute fatto riferimento alla sua carriera, ho parlato anche della situazione attuale del Noto. Un pareggio, quello di domenica scorsa, che in un certo senso se ha ancora una volta mosso la classifica, però abbiamo dovuto fare i conti anche con la Nuova Gioiese, che nuovamente è passata, come si suol dire, in vantaggio. Ma domenica c'è una nuova finalissima con il Roccella, che attualmente è a 2 punti in più del Noto in classifica. Una nuova vittoria significherebbe un nuovo sorpasso. Ma certamente, domenica è una partita difficilissima, una partita dove dobbiamo cercare di tirare il massimo da questa partita, cioè i 3 punti, e scavalcare il Roccella e tirarsi fuori momentaneamente dalla zona play-out. Sicuramente non sarà una partita facile, sarà una partita complicata, ma ormai noi ci siamo abituati a queste partite complicate, perciò dobbiamo arrivarci bene sotto l'aspetto fisico, ma soprattutto sotto l'aspetto mentale. Ecco, dice bene lei, arrivarci bene sotto l'aspetto fisico, ma soprattutto sotto l'aspetto mentale. Non è la forza tanto nelle gambe, è sempre importante, quanto nella testa. Come si preparano in questi casi i giocatori? Ma si preparano con la consapevolezza intanto di avere una grandissima autostima e di sapere che siamo una buona squadra e che possiamo attraverso una buona partita fare un buon risultato. Loro sono consapevoli di questo, seguono gli allenamenti con grande dedizione, con grande entusiasmo, ma soprattutto con una grande concentrazione. Ho dei ragazzi fantastici, me l'ho sempre detto, e sicuramente domenica non tradiremo le aspettative. Quindi c'è questa importante partita, questa sfida, questo lo potremmo definire anticipo di play-out con il Roccella, dopo c'è un'altra partita interna con il Torrecuso e la finalissima, quella che chiuderà il campionato con l'Agropoli. Allora, una squadra in difficoltà, qual è il Roccella subito ora, poi 2 partite tranquille, Torrecuso e Agropoli, che non hanno più nulla da chiedere al campionato, sono già pronte per i play-out, i play-off. Non direi partite abbastanza tranquille, perché sono 2 squadre che cercano la migliore posizione per quanto riguarda la griglia dei play-off, però sono due partite
non sicuramente come l'aspetto agonistico è determinante come quella del Roccella. Intanto pensiamo, come dico sempre ai ragazzi, di preparare partite domenica per domenica. Domenica abbiamo questa partita, la prepareremo bene e poi penseremo alle restanti, quella di Torrecuso e quella ultima da Roma. Paradossale, lei allena il Noto, non ha mai giocato a Noto. Gioca tutte le partite del campionato a Palazzo Lacreide per le note vicende legate al rettangolo di gioco del Palatucci. Paradossale, lei non ha fatto mai un allenamento, una partita vera e propria a Noto, ma anche per gli allenamenti utilizza i campi di Avola, Rosolini e Siracusa, Palazzone e persino Catania. Una situazione questa che ha influito sull'andamento della squadra? Certamente, sicuramente. Abbiamo avuto diversi problemi, problemi di infortuni legati soprattutto a questa logistica che ci sposta giornalmente a fare allenamenti in città, in stadi diversi. Abbiamo anche il problema campo per quanto riguarda il manto erboso, il sintetico, andiamo a fare la rifinitura in terra battuta. La situazione non facile sicuramente, però ripeto ancora una volta la disponibilità di questi ragazzi a raggiungere l'obiettivo non crea limiti a quelle che possono essere le difficoltà. Mister, quanto può influire alla fine, quanto può pesare quel punto di penalizzazione che il Noto ha avuto in questo campionato? Alla fine vedremo se il punto è quello decisivo o quello che magari non c'è bisogno, però in questo momento il punto pesa perché è un punto importante. Vedremo. Non è stato bello avere questa penalizzazione, specialmente in una squadra dove ha avuto mille difficoltà di risultati, di altre situazioni. Col punto probabilmente avremo ancora una classifica diversa. Domenica ritrova Cucinotta e Fecarotta, non avrà invece Ferla e Interisano. Sì, domenica per gli infortuni mancheranno Leone, anche altri ragazzi che abbiamo avuto diversi problemi. Rientrerà Fecarotta molto probabilmente, ci mancherà per squalifica Ferla e Interisano, però credo che abbiamo dei ragazzi in alternativa che siano veramente importanti per sostituirli. Il fatto positivo che ricorda la tifoseria del Noto insieme alla città è legato a un episodio che ci vede protagonisti da 4 anni a questa parte sul finire del campionato. Un Noto che si è sempre salvato, non ha mancato mai all'appuntamento con la salvezza. L'augurio è questo, però a cosa pensa un allenatore le ultime 3 partite? Quali sono i pensieri? Cosa passa per la mente di un allenatore che deve sì fare il risultato, pensando da una parte alla squadra da preparare e dall'altra alla tifoseria che guarda con attenzione? Le spiego perché le faccio questa domanda. Certamente non è facile, perché si arriva arrivando alla fine. L'obiettivo è quello di arrivare a questa maledetta salvezza che negli ultimi anni la squadra ha sempre ottenuto con enormi sacrifici, però è paradossale il fatto che ogni anno si ripercuota sempre la stessa situazione, si comincia sempre in una maniera e si finisce sempre in un'altra maniera. Io spero e mi auguro veramente che ce la facciamo, perché ce lo meritiamo noi come squadra, come gruppo. E se lo merita anche la tifoseria per i sacrifici che ha fatto quest'anno a non vedere gli allenamenti della squadra, a venire tra virgolette così diciamo in trasferta a Palazzuolo a seguire la casa, la squadra può giocare in casa, perciò ce lo meritiamo un po' tutti. Speriamo di, ci auguriamo che ci riusciamo, perché sarebbe veramente qualcosa di straordinario. Mister, cosa ne pensa della tifoseria un po' focosa degli ultimi giorni? Gli avvenimenti parlano chiaro,
A Varese il campo è stato danneggiato prima della partita, un programma nel calendario di Serie B, ma c'è anche il Cagliari, i giocatori schiaffeggiati, racconta la cronaca da un gruppo di tifosi, ma c'è anche Bergamo con l'Atalanta, una contestazione fortissima da parte dei tifosi, c'è una certa sudditanza della società da parte dei confronti della tifoseria? A mio parere sì. A mio parere sì, perché ad esempio società come la Lazio, che non ha mai accettato sudditanza da parte della tifoseria laziale, che è una tifoseria abbastanza forte e pesante, lo Tito ha fatto già parecchi anni fa dei gesti importanti e li ha isolati e li ha combattuti anche bene, tanto è vero che sta avendo dei grandi risultati. Dispiacciono queste cose, perché devo dire che quello che è accaduto a Cagliari, quello che è accaduto a Varese, da Verdino, sono gesti incomprensibili e non giustificabili. Perciò è un calcio che sta andando alla deriva, a mio avviso, alla disperazione totale. Dovremmo sicuramente guardarci un po' tutti in faccia e riflettere. Mister, siamo alla fine. Il nostro augurio, che è un in bocca al lupo, con la speranza di vedere la squadra già da domenica nuovamente fuori da quella linea marcatamente nera, vederla un po' sorridere e con questo risultato veder sorridere non solo la squadra ma anche la tifoseria. Grazie per questa sua disponibilità, in bocca al lupo, e l'appuntamento per chi ci segue da casa è per lunedì prossimo. Grazie a voi, una buona serata a tutti.